Riprendiamo l'appuntamento di come stiamo qui sulle contemporanee. È un piacere continuare a fare le nostre elucubrazioni, teorie e ipotesi sul tema Quirinale, Presidenza del Consiglio e spazi per candidature al femminile con Marianna Aprile, giornalista di Radio 1, giornalista di Oggi, RCS, e autrice tra l'altro queste settimane in libreria del libro romanzo In Balia, edito dalla Nave di Teseo, che è davvero un piacere di avere qui sul nostro media civico. Tra l'altro fa parte delle contributors che hanno accettato di essere insomma in questa sfida. Ben trovata. Ciao, buonasera, ben trovata. E allora, chiaramente si scaldano i motori, ci avviciniamo sempre di più verso appunto la fine del primo mese dell'anno in cui si capirà che cosa succederà, in cui si dovranno piano piano scoprire le carte. C'è ancora molta incertezza rispetto al futuro di Mario Draghi. Quel che sappiamo è che Mattarella non intende prorogare appunto il suo incarico al Quirinale, e c'è molta anche incertezza rispetto alla vivacità, chiamiamola così, dei partiti politici che dovranno trovare su questo un accordo. Ci sono anche incertezze chiaramente date da quello che succede a destra, soprattutto c'è il nome di Berlusconi che ancora continua ad aleggiare, e ci sono anche alcune candidature femminili di cui si sta parlando nelle ultime settimane. Prima tra tutti, l'abbiamo detto spesso, c'è quella di Marta Cartabia, viene fuori spesso anche il nome di Rosy Bindi, così come quello a destra di Letizia Moratti, ma anche insomma ci sono altri nomi di cui immagino discuteremo. Cerchiamo di capire quali possono essere gli scenari, anche perché Marianna Aprile a microfoni spenti insomma me ne ha raccontato uno che in effetti non è fantapolitica, anzi. Da dove vogliamo partire, Marianna? Beh, direi che possiamo partire da un assunto, e cioè che quello che la politica degli ultimi anni ci ha insegnato, politica italiana degli ultimi anni ci ha insegnato, e che niente è così assurdo da non potersi verificare. Basti pensare, diciamo, alla candidatura neanche troppo velata di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica, che solo qualche mese fa veramente, cioè, ci sarebbe sembrata, no, la battuta da fare così parlando di paradossi. E invece vediamo paginate di giornali, retroscena, il centrodestra si spacca se non è Berlusconi, ma si spacca anche se è Berlusconi. Quindi, insomma, niente è impossibile. La buona notizia, mi sembra di poter rilevare, è che tra le cose che ci sembravano impossibili e forse non lo sono, inizia a rientrare anche la possibilità appunto che sia un alto profilo femminile a concorrere per una volta seriamente alla prima carica dello Stato. Quindi diciamo che, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo, nel caos che sempre precede i lunghi mesi a ridosso della scadenza dei settennati, rileviamo che per una volta se ne parla seriamente della possibilità di eleggere la prima Presidente della Repubblica in Italia. E in alternativa c'è chi dice potrebbe essere la prima Presidente del Consiglio a guidare appunto un governo che a quel punto innanzitutto non sarebbe forse semplicissimo tenere unito, ma soprattutto che potrebbe essere un governo di breve durata, già che appunto ci sarebbe una naturale chiusura del mandato di lì a praticamente un anno, poco meno. Questo un po' quanto, anche se lì appunto sarebbe un posto, diciamo, vacante che si potrebbe tamponare con una donna fidata, magari anche una donna fidata dello stesso Mario Draghi, che è una delle opzioni. Sì, l'opzione, tra l'altro, il nome che si fa è lo stesso che si fa per la Presidenza della Repubblica, che è quello di Marta Cartabia. Io però non sono molto convinta di questo scenario per due ragioni. Uno, perché mi sembrerebbe, una diciamo un po' leggera se vogliamo, che mi sembrerebbe veramente uno scherzo del destino che Marta Cartabia sia stata la prima donna Presidente della Corte Costituzionale per soli 9 mesi.
e che poi diventi la prima presidente del Consiglio, ma solo per un annetto. Cioè, mi sembra, come dire, va bene arrivarci piano le cose. Sembra un po' troppo piano e un po' troppo, diciamo, in modo troppo transitorio. Ma al di là di questa, diciamo, notazione così a margine, l'arrivo di Marta Cartabia a Palazzo Chigi sarebbe ovviamente subordinato a quello di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, che è qualcosa su cui io non punterei, ecco, fossi una scommettitrice, e non lo sono, diciamo, i miei 5 centesimi non li metterei su. Ecco, qual è lo scenario che ti immagini, non tanto di fantapolitica, ma appunto quali sono i 2 o 3 scenari che possono presentarsi, così anche da spiegare un po' praticamente quelle che sono le opzioni realisticamente in campo, anche per le non esperte che ci seguono. Allora, io credo che non sia saggio discostarsi troppo dalle poche cose che sappiamo. Fra queste c'è che, per tutta una serie di ragioni di cui si parla molto spesso, cioè la necessità di garantire che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia portato a termine nei tempi, nei modi e con le garanzie che abbiamo in qualche modo, ci siamo impegnati a fornire a chi ci ha prestato e in parte elargito questi soldi, richiedono una presenza appunto di garante, no? a Palazzo Chigi, e questa figura, è vero ce ne sono altre, è vero che ci sono molte presenze, si fa spesso il nome del ministro Franco come di una, no, una possibile staffetta altrettanto di garante, diciamo, per PNRR, però diciamo che non mi convince troppo. La personalità di Mario Draghi è troppo pesante e soprattutto troppo cruciale anche nella definizione di quali saranno le regole europee da qui ai prossimi anni, con, abbiamo visto, no, il trattato del Quirinale, la visita di Scholz, questo embrione di asse a 3 Francia, Germania, Italia, cioè è uno snodo i cui tempi si sposano male con un trasloco al Quirinale, finché il nostro ordinamento è questo, no? Nella Repubblica parlamentare, e finché non si avverrà il sogno di molti di vedere l'Italia trasformarsi in una Repubblica presidenziale o semipresidenziale, insomma, poi le formule cambiano, ma insomma finché non ci sarà un rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica in quella chiave lì. E quindi, diciamo, tra le poche cose che sappiamo è che più Draghi rimane a Palazzo Chigi, più tutti sono tranquilli, anche i partiti in fondo, perché possono toccare palla se possono eleggere un altro Presidente della Repubblica che non sia quello, diciamo, telefonato di Draghi, no? E quindi possono in qualche modo anche misurare il proprio peso reciprocamente, cioè il peso dei singoli leader all'interno del proprio partito e il peso che i leader hanno l'uno nei confronti dell'altro, in vista poi, quando ci saranno le elezioni, di vedere qual è l'effettivo peso nel paese, che è una cosa che adesso possiamo, come dire, vedere attraverso i sondaggi, ma sono appunto indicazioni più o meno precise a seconda dei momenti, e soprattutto sono indicazioni molto ballerine, perché sono mesi che Fratelli d'Italia e PD, no, si contendono il posto di primo partito nel paese, e questo la dice abbastanza lunga, e anche alla luce dell'astensionismo forte che c'è stato alle ultime consultazioni, per carità erano amministrative, però comunque sono state un campanello d'allarme da quel punto di vista. Quindi veramente è insondabile come andranno le elezioni nel 2023, se andremo a fine legislatura, o nel 2022 se il governo dovesse cadere prima. Però facciamo il caso che si vada a elezioni, che Draghi rimanga al Palazzo Chigi, che al Quirinale sia eletto una figura che metta davvero d'accordo un'ampia maggioranza. Allora, se questa maggioranza coincide con quella che sostiene Draghi, forse le cose possono reggere, anche se un Presidente della Repubblica eletto senza l'unico partito di opposizione, insomma, mi sembra un po' una sgrammaticatura, però diciamo una maggioranza molto ampia, simile a quella che regge Draghi, può eleggere, diciamo, l'emulo di Mattarella, perché se la maggioranza è la stessa si riproduce il paradigma Draghi-Mattarella. Se questo non dovesse accadere e al Quirinale dovesse salire una figura rieletta da una maggioranza diversa da quella che regge Draghi, l'ipotesi di un governo che
veda, diciamo, si veda costretto a rivedere la propria ragione d'essere proprio, non è così, no, campata in aria. A quel punto cosa, cioè, andiamo a elezione, parte in pieno PNRR, in piena pandemia, ma vabbè, casino, diciamo la verità, ecco. Diciamo che ci andiamo, poi ci facciamo il segno della croce e andiamo a elezioni. E chi può dire se da queste elezioni uscirà davvero una maggioranza così solida da garantire un governo? E quindi, cioè, di fronte a un impasse, che è un po' il discorso che si fa su Mattarella, no? Di fronte a un impasse che crei uno stato di necessità, Mattarella, che pure non sa più come dircelo, che se ne vuole andare da lì, oggi sui giornali c'hanno gli scatoloni, il racconto del trasloco, cioè la casa affittata, l'ufficio nuovo, piccoli segnali impercettibili, cioè non sanno più come comunicarlo. Però quello che si dice a proposito di Mattarella, cioè che di fronte a uno stato di necessità, a un pantano istituzionale che dovesse venirsi a creare, diciamo, la sua dedizione nei confronti dello Stato lo farebbe recedere dal proposito di salutarci bellamente e andarsene a riposarsi, per tentare di formare un governo, potrebbe rimanere in carica per gli affari correnti e di fronte all'impossibilità di formare un governo potrebbe rimanere in carica, punto. Però siamo la distopia, capito? Siamo... Invece, tornando a fare un po' di totonomi rispetto alle donne, sia in una veste quirinalizia che appunto a Palazzo Chigi, quali sono le candidature secondo te finora palesate, magari anche bruciate, però che avrebbero maggior senso o che potrebbero incontrare forse meno ostacoli da parte dei partiti? Diciamo, quelle a te anche gradite, volendo, se vogliamo, e quelle che invece realisticamente potrebbero incontrare meno ostacoli, come ultima domanda. Io devo dire la verità, di gradite non ne ho, nel senso che ci sono dei profili femminili che secondo me, come dire, asetticamente sono adatti, no? E lo dico male, ma sono adatti perché sono profili maschili, cioè hanno alle spalle carriere da uomo, banalmente perché finora quelle carriere lì le hanno fatte solo gli uomini e pochissime donne. E sono pochissime le donne che sono riuscite, diciamo, a portarle avanti fino al punto da essere guinabili. Però al di là del gradimento personale, che appunto non puoi farmi qualche esempio se puoi, se vuoi. No, figurati, cioè, è quello che si fa di continuo, cioè io credo che la ministra Cartabia sia assolutamente, abbia assolutamente un profilo perfetto per il Quirinale, per l'età, per la storia personale, per la carriera. Poi se mi chiedi se entriamo nel merito del suo orientamento anche in tema per esempio di nuovi diritti eccetera, non è il mio ideale, no, però cioè, ha la caratteristica principale che deve avere chiunque salga sul colle più alto, e cioè avere una sola fede. La Cartabia sappiamo che anche sono molto cattolico, però diciamo, ha dimostrato in più occasioni di avere una granitica fede nella Costituzione, che è l'unica cosa che conta per chiunque entri in quel palazzo. Lo ha dimostrato il presidente Mattarella egregiamente, è forse la vera ragione, al di là della fedina penale, di quello che volete, insomma, per cui Berlusconi, non, come avrebbe detto l'Economist, is unfit, non è adatto a salire al Quirinale. Però diciamo la Cartabia ha assolutamente tutto quello che serve. Dopo come un'altra che ovviamente ha ricoperto un ruolo importante simile a quello appunto della Cartabia, come Paola Severino, che pure è un nome che non è poi sarebbero altri più politici ovviamente probabilmente realizzabili, come Emma Bonino, che insomma già era stato protagonista di una campagna importante più di 20 anni fa, o come Anna Finocchiaro, che ha avuto ovviamente importanti ruoli istituzionali, ma viene ovviamente da una storia politica ben determinata, che però negli ultimi tempi, diciamo, era un po' più... Esatto, ha fatto quello che rappresenta la prima condizione per essere quirinabile, cioè scomparire. Cioè, anche se si è fatta politica attiva, eccetera, però, diciamo, nel periodo piuttosto lungo che precede l'elezione a cui si pensa di poter concorrere, non bisogna esistere, ce l'ha dimostrato lo stesso Mattarella, il cui nome è emerso solo il giorno prima del
di quando è stato votato, quindi cioè, 7 anni fa nessuno avrebbe mai pensato in una conversazione come quella che facciamo oggi a ve la sai Sergio Mattarella, un po' come Bergoglio, no, perché tutti lo dava. Esatto, è proprio così. E non so se hai qualche ultima chicca o pillola da darci, da dire prima di salutarci. No, in realtà per quel che vale sono davvero curiosa, perché secondo me è un passaggio che ha si colloca in un incrocio così affollato di scadenze, interessi e mi viene da dire anche identità indefinite dei partiti e dei loro leader, che sarà veramente interessante capire quale sarà il punto di caduta. Cioè, se avranno la maturità politica per, in un passaggio così importante, esprimere comunque una scelta all'altezza del momento. Già normalmente è un domino, ancora di più lo è questa volta. Grazie davvero a Marianna Aprile per essere stata con noi, alla prossima! Alla prossima, ciao!